Uomini e donne, anticipazioni, registrazione 8 aprile, In lacrime vuole andare via. L'appuntamento con la nuova registrazione di Uomini e donne di sabato 8 aprile ha riservato ancora una volta grandi colpi di scena e al centro dell'attenzione sono finite le vicende del cavaliere Armando. Per lui c'è stata la resa dei conti finale in studio, dopo che nel corso delle riprese di ieri si è ritrovato a fare i conti con delle pesanti accuse da parte della dama Aurora. Questa volta Armando è apparso in forte crisi al punto da mettersi a piangere a centro studio. Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni sui social, rivelano che il primo blocco della trasmissione è stato incentrato sulle vicende di Armando. Dato che il cavaliere è stato accusato da Aurora di avere un manager, video, e quindi di essere interessato in primis alla visibilità e alla popolarità. Il cavaliere in studio ha provato a difendersi dalle polemiche, ribadendo a chiare lettere che si tratta di accuse che non gli appartengono. Dato che lui non avrebbe mai preso in giro la redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Tuttavia la dama Aurora ha rincarato la dose e ha ammesso di essere certa al 100% delle sue accuse nei confronti di Armando, sostenendo di non aver detto delle cavolate. Insomma, la dama sembra essere convinta di queste illazioni nei confronti del cavaliere napoletano, tanto da accusarlo di fare le stesse cose che poi lui stesso in studio attacca, quando riporta delle segnalazioni su altri volti noti della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi. Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne di sabato 8 aprile rivelano che, dopo essersi ritrovato in questa scomoda e spiacevole situazione, Armando ha anche ammesso di voler andare via dalla trasmissione. Se davvero la redazione pensa che lui stia ingannando tutti e che abbia un manager alle spalle, non è finita qui, perché gli spoiler che arrivano da questa nuova registrazione di Uomini e donne dell'8 aprile rivelano che Armando è crollato in lacrime. Il cavaliere si è lasciato andare al pianto dopo le pesanti critiche che gli sono state mosse anche nel corso di questa registrazione, al punto da mettere in discussione il suo percorso in studio. Quale sarà a questo punto la decisione finale di Armando? Andrà avanti oppure mollerà la presa? Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.